Ho energia, dormo poco, mi sveglio fresco, mi dicono: ma come fai alla tua età ad avere questa energia? E questa sarebbe l'energia che avremmo tutti, è che se ce la offuschiamo con dei cibi sbagliati, uno dà per scontato che può essere stanco, che può avere un mal di testa, che può non digerire bene. No, non è normale, noi saremmo fatti per funzionare al meglio. Zona, forse lo sapete, è il bilanciamento in una zona terapeutica dei cibi per controllare i nostri ormoni, ridurre l'infiammazione e stare bene. La paleozona unisce alla zona l'eliminazione dei cibi portandoci verso una dieta di stile paleolitico. Nella paleozona abbiamo il bilanciamento dei nutrienti scegliendo i migliori, perciò modestamente credo di aver inventato qualcosa che permette di tirar fuori il meglio della zona, il meglio della paleodieta e trovare i benefici sul benessere della gente. Zona, ho seguito squadre sportive, olimpionici, professionisti dello sport che peraltro mi hanno autorizzato a citarli nel libro. Parlo di Marco Materazzi che ha fatto la miglior stagione della sua vita proprio grazie alla zona. Subito dopo il mondiale era l'unico dei campioni del mondo che ha fatto, non so se si ricorderà, una stagione con 10 gol e ha funzionato al massimo. E tanti altri, Roberto Mancini, adesso proprio a Manchester sto seguendo Carlos Tevez che anche lui negli ultimi mesi ha ritrovato una forma splendida grazie alla zona. In pratica gli sportivi ne traggono benefici la casalinga, il malato, l'obeso, ma anche il magro. La Dukan, se permettete, anche se so che è di moda, non la considero neanche, come non considero tutte le diete iperproteiche. Quando sento la parola iper o ipo c'è qualcosa di sbilanciato. La dieta Dukan negli Stati Uniti non sta facendo il successo che ha avuto qua in Italia e in Europa, perché lì hanno già avuto la Atkins da tanti anni, che tutti in pratica hanno sperimentato, perché la gente cosa cerca? È poca fatica e risultati immediati. Poi scopre che la fatica non è poi poca, i risultati sono immediati, ma non sono salutari perché uno perde magari tanti chili, ma non perde solo grasso, perde muscoli, si trova gli esami del sangue non equilibrati e torna a fare gli stessi stili alimentari di prima. Ecco, io per dire in questi anni non ho mai consegnato una dieta in mano a nessuno, e lo sanno tutti. Da me la gente viene e gli insegniamo, grazie a mia moglie e ai miei collaboratori, a mangiare meglio. E perciò uno se la crea lui la dieta. Ecco, la dieta di Dukan, uno può farla 2 o 3 settimane se resiste. Poi torna alle vecchie abitudini. Qui invece se uno corregge gli errori, impara cosa fare, può proseguire nel tempo, è cosa che mi conforta. Incontro spesso i miei pazienti sportivi dopo anni, non so, mi è capitato con giocatori di Serie A negli spogliatoi prima, Doc, ho sempre continuato e mi trovo bene da quando mangio così, non mi infortuno più, rendo sempre al massimo, perché uno poi impara, c'è da imparare a mangiare.